tutti. Come avrete capito dal titolo, questo è un video di risposta all'ultimo video che ha postato Meryn Venvardamir, Un caffè con Mer, che insieme alla sua amica Spizen, non so se ho pronunciato giusto il nome, scusa, si prendono un caffè, chiacchierano di viaggi e alla fine ci fanno una domanda, ci propongono una domanda a cui rispondere. E la domanda è: se voi aveste un periodo sabbatico, quindi senza nessun legame di tipo lavorativo, di tipo familiare, di budget, di niente, dove vorreste andare? Ovviamente una domanda a cui io ho potuto resistere dal rispondere e invito anche voi a farlo, perché secondo me potrebbe anche diventare un video tag carino. Allora, visto che parliamo di un periodo sabbatico, io me lo piglio anche un pochino lungo e visto che capita una volta, di viaggi più che altro ne farei due e mezzo. E il primo in assoluto che vorrei fare sarebbe quello di girare per l'Italia. L'Italia la conosco molto poco e invece vorrei visitarla in modo un pochino più approfondito, e così coglierei l'occasione per andare a trovare tutti gli amici di YouTube che sono sparsi per tutta Italia, primi fra tutti, che non si offenda nessuno, però Matteo e Daniela di Visibilibri, quindi andrei a Verona e poi via via tutti gli altri che adesso non so nominare, un po' perché sennò non finiamo più il video e un po' perché c'è ovviamente sempre il rischio incombente di dimenticare qualcuno e non vorrei mai. Sarebbe anche un viaggio low cost, perché ovviamente queste persone che andrei a trovare sarebbero molto liete di ospitarmi, anzi sarebbe un onore per loro potermi conoscere di persona. Spero sia l'unica cavolata che sparo in questo video. E quindi farei questo: visiterei l'Italia in compagnia di voi, e che così per varie città potresti anche farmele conoscere bene andando nei posti caratteristici, eccetera. Voi penserete che questo possa essere un viaggio stancante, e invece no, perché visto che più che nel mondo del sogno, della fantasia e dell'illusione siamo proprio nel mondo della fantascienza, io farei che spostarmi col teletrasporto, così non ho neanche grossi problemi di valigie e cose varie. Il secondo viaggio, diciamo quello vero, quello lungo, lo farei al nord. Io sono sempre stata attirata più dal nord del mondo che non dal sud del mondo, non tanto per una questione di clima, sì, anch'io come voi due preferisco il freddo rispetto al caldo, il freddo secco è quello che c'è in montagna, non quello che c'è qua in pianura con l'80% di umidità, quello che c'è in montagna, perché lì ti copre finché basta e sei a posto. Poi io sono nata e cresciuta in montagna, quindi per me la neve è il mio habitat naturale e mi sento molto smilla, mi riferisco al libro del senso di smilla per la neve, io la neve la conosco, la distinguo e quindi è proprio il mio habitat, mentre il caldo devo ammettere che fa piacere, poi qua in Piemonte lo vediamo 2 mesi e mezzo l'anno, quindi voglio dire, accettiamolo, però certo che ti svesti, poi una volta che sei vestita d'aria continua a far caldo, sempre con l'80% di umidità che c'è qua, perché in montagna invece fa caldo ma è fresco, però qua c'è l'80% di umidità fisso tutto l'anno. No, io sono attirata dal nord del mondo per la mitologia, poi ultimamente sono anche molto affascinata alla letteratura nordica, quindi andrei a nord e quindi ovviamente farei il nord Europa, quindi la Svezia, il giro dei fiordi, e poi passerei in Russia, sempre mantenendomi abbastanza nord. Mi piacerebbe tanto fare il viaggio sull'Oriente Express, che tra l'altro qualche agenzia di viaggio, se non sbaglio, ha riproposto ultimamente. Ecco, quello mi piacerebbe molto. E poi fare ancora la Groenlandia e alla fine finire col Canada, col Quebec, con le sue foreste. Ecco, questo sarebbe proprio il viaggio lungo. E poi, dopo tutto questo freddo, vogliamo andare a farci un paio di settimane alle Bahamas o alle Seychelles, sdraiati a bordo piscina, sotto un ombrellone, a leggere, sorseggiando un cocktail, magari anche con due prestanti schiavetti che ti fanno aria. Ecco, questa sarebbe la degna conclusione del mio periodo sabbatico.
Ora però sono io che faccio una domanda a voi due. Ma dopo tutto sto viaggiare, ma chi è che ci torna a lavorare? Con quale spirito uno poi torna a lavorare, torna dal periodo sabbatico? Vabbè, visto che comunque tutto nel mondo del sogno e della fantasia, con questo vi saluto, vi invito a rispondere al video di Mer e vi rimando al prossimo. Ciao!